Allora, ci siamo inseguiti per telefono, Facebook, sono 10 anni che facciamo interviste, finalmente la prima volta Giuliano Taviani all'Hot Corner e poi soprattutto in carne e ossa in presenza. Come stai, Giuliano? Molto bene, grazie mille. Di Giuliano, sei alla Festa del Cinema con la colonna sonora dell'Arminuto. Raccontaci un po' il progetto, come Il film è di Giuseppe adesso. Bonito, Esatto, che noi abbiamo visto, poi molto bello. con cui avevamo già lavorato da poco per il film Figli. Il film Arminuta è Grande un. colonna sonora, scusa, per Figli, perché è uno dei miei film Mi preferiti fa dell'anno molto scorso, è piacere, mi fa molto un grande piacere. lavoro. Cioè, chiaramente è un film a cui tengo molto, era il film di Mattia Certo. Torre, eccetera, eccetera. Ma ecco, arrivando invece all'Arminuta, è il film di Giuseppe Bonito, è un film molto bello, molto intenso. Ci siamo trovati molto bene con Giuseppe. È molto importante per noi compositori, ovviamente, trovare un Esatto. dialogo facile, cioè un'intesa, ecco, chiara con il regista, con Certo. quello che lui vorrebbe, e cercare di capirlo. Anche perché poi da quello nasce, no? Tutto l'altro giorno è Assolutamente stato anche Lele Marchitelli, parlava proprio di quanto è fondamentale che ci sia un dialogo, perché altrimenti poi fondamentale. È diventa. la base di partenza. Se non c'è quello, non si va Ma avanti, Giuseppe in questo assolutamente. caso ha chiesto delle suggestioni sonore, tu gliele portate, aveva delle idee chiare lui o. Abbiamo parlato, come sempre succede, io ho letto la sceneggiatura, io e Carmelo l'abbiamo fatto in due, Certo, come Carmelo Carmelo Travi, che. Travia, abbiamo letto la sceneggiatura, abbiamo avuto delle idee, delle suggestioni, ci siamo confrontati con Giuseppe che sì, ci ha detto qualche cosa. Sai, parlare di musica è Eh difficile, sì, quindi a volte sì, soprattutto si può ricorrere a fare degli esempi, ma in dei questo caso riferimenti, non è sì, stato no? così. Abbiamo parlato più in generale, appunto, di un aspetto, diciamo, di colore musicale che forse lui intravedeva, anche collimava con le idee che avevamo noi, e abbiamo quindi iniziato a produrre della roba che poi si è inserita bene nel film, è andato tutto molto, molto liscio, per fortuna. Infatti si vede La anche. storia del film è la storia di una bambina, come dice Giuseppe, racconta il dualismo di questa, in generale, della vita di questa ragazza, di questa bambina che ha due famiglie improvvisamente, due Esatto. mamme. Ecco, in questo dualismo anche noi ci siamo messi dentro con la musica. In che senso? Cioè Scisso quasi abbiamo sembra, no? sì. Cioè, due Guarda, faccio una timbri. parentesi, è ovvio che ora queste cose che sto dicendo sono delle cose che poi riflettendo, Ah, ci stai ripensando adesso ripensando, mi però. vengono, ma quando uno le fa probabilmente non è che è così E chiaro, certo, non è che cioè c'è è il il bello anche del piano. nostro lavoro che anche c'è un istinto che ti porta. Poi riflettendo, ecco, mi sono reso conto che abbiamo anche noi costruito una musica divisa in due, e c'è una parte fatta con un colore orchestrale di archi, con degli armonici, quasi sgradevole vorrei dire, ma poi controbilanciato da un violino che creava invece un tema più sentimentale. E questa è una parte del film, diciamo, quando la bambina, ecco, il mondo della bambina nuova, cioè della famiglia nuova. È associato al nuovo suono, quasi. Esatto, quando abbiamo i flashback e quindi si torna invece nell'altra vita della bambina, lì abbiamo capito, ci è voluto proprio spontaneo cambiare completamente timbro, e quindi siamo andati invece su un colore più giallo, fatto dal sassofono, più caldo, più. Ecco, in questo senso le due musiche si vanno quasi a scontrare, e forse è appunto diciamo il segno musicale Certo, del film, ecco. distintivo. Senti, Giuliano, tu c'hai dei compositori a cui guardi con particolare ammirazione, a parte i padri fondatori, Sì, oggi anche tra i contemporanei ci sono dei. certamente io amo tantissima musica, l'ascolto. Hai detto a parte i padri, è chiaro che Morricone e Vabbè, Piovani, esatto. non posso non citarli. Poi per quanto riguarda l'Italia, chiaramente anche tutta la grande tradizione musicale, Rota, eccetera, eccetera. Anche oggi ci sono molti compositori, miei colleghi che a me piacciono moltissimo, come Paolo Bonvino, come Catalano, come Pippi Baldo Descalzi, Certo. ecco, siamo tanti. Altro Pive è venuto l'Hot Corner a Venezia anche. Sì, ecco, inizia a esserci, c'è sempre stata in Sì, Italia sì, una sì. cultura musicale molto forte delle colonne sonore. Secondo me in questo momento è ugualmente forte come un tempo, forse non è così chiaro No, diciamo, non è per il celebrata pubblico, abbastanza anche però questo. ecco, oppure mi viene in mente quella, la colonna sonora di Freaks Out, Certo, Braga Braga Mainetti. Mainetti, che hanno fatto un suono incredibile, ecco, con la Digital Records, uno studio romano di registrazione dove quasi tutti quanti noi poi alla fine Passano. ci capitiamo e andiamo a lavorare. Ecco, è un momento secondo me molto buono per le colonne sonore italiane, e speriamo che questo sia noto ai più, ecco. Esatto, e anche per questo poi c'è l'associazione compositore musica Certo, da film, di cui tu esatto. sei. Ma io faccio parte del direttivo.
sono diciamo un fondatore insieme a altri 4-5 sì. Colleghi compositori. Siamo felicissimi di questa associazione. Ennio Morricone è stato il nostro presidente onorario. Quando siamo andati a proporgli questa presidenza, lui era felicissimo. Ci ha detto che da anni si cercava di fare un'associazione di categoria e non si era mai riusciti. Ora probabilmente la situazione nostra è più difficile di un tempo. I mezzi produttivi sono dimezzati, se non anche di e più. E quando c'è da tagliare si taglia sempre. Esattamente. Quindi purtroppo, forse è anche, non è soltanto questo, ma anche un discorso economico, abbiamo dei problemi molto forti, non per guadagnare noi, ma per fare la musica. Certo, perché se tu devi fare la musica con tre persone, con l'orchestra. Siamo in una situazione in cui le produzioni, le edizioni musicali tagliano i budget perché non c'è un rientro e quindi hanno qualche parte anche in qualche maniera anche ragione. Però così non si può andare avanti. Questa è una delle cose, chiaramente, noi portiamo avanti sul tavolo. Esatto, la nostra arte per farla conoscere al pubblico italiano, ma anche all'estero, e ci stiamo muovendo bene. In più è una bellissima occasione per conoscerci noi personalmente. Certo, per fare il gruppo proprio. Sì, noi facciamo dei lavori, ognuno sta da solo nella sua stanzetta, nel suo studio, poi ci avrà quel momento dove andrai a registrare con l'orchestra, però fondamentalmente siamo sempre da soli. Ecco, riuscire a incontrarsi e conoscere e chiacchierare, a unirsi, e capire, vedere che sono delle persone ovviamente che vivono con le nostre ansie o le nostre felicità, le nostre angosce, ecco, è una cosa che ci dà forza e quindi siamo molto felici di questa associazione. Certo. Giuliano, guardandoti indietro oggi, tutto il tuo percorso che hai fatto, che inizia a essere un percorso molto corposo, c'è una colonna sonora di cui sei particolarmente fiero, che dici, quella lì mi è venuta bene? Mi è venuta bene, non lo so, perché ogni volta poi uno si risente, sono ipercritico sicuramente. È chiaro che poi le colonne sonore, ahimè, hanno la loro fortuna legata alle immagini, legate al film, al successo del film. Un film che feci forse il mio seconda colonna sonora, che era Ora o mai più di Lucio Pellegrini. Come no? Ecco, è un che film era ambientato a Genova. Sui fatti di Genova del 2001. È stato un con film con Camilla Filippi. Cioè esattamente. Anche. Un film a me mi ha preso molto, la colonna sonora che ho scritto. È bella. Sai che ce l'ho? C'è il CD. Ah, mi fa piacere. C'è il CD, a casa. Sì, sì. Esatto. Che era Fandango Edizione, poi anche se il film. Che esattamente, Radio Fandango, sì. Ecco, questo è un film che ha avuto poco, diciamo, successo nel mondo. E però, ecco, quindi mi fa piacere rivendicarlo qui, perché anche la colonna secondo me era buona e anche il film lo era molto. Sì, molto, molto. Io ripeto, se non l'avete sentita o non l'avete... Ascoltatevi Figli, che invece è una colonna sonora che rimane in piedi anche distante dalle immagini. Senti, chi sono invece musicisti proprio che ti influenzano, ti piacciono? Cioè, extra composizione, ce n'hai di... Beh, sì, tanti. Certo. Tanti. Chi è il tuo preferito? Gruppi? Beh, il mio preferito... La tua playlist, cosa c'è nella playlist di Giuliano Tagliani? Allora, Tom Waits, i Clash, Thomas Newman, John Bryan. John Bryan è uno forse dei miei preferiti. Sai, c'è questo mondo appunto che si muove tra le musiche da film fatte con l'orchestra, ma si sente un'origine pop. John Bryan viene da Fiona Apple. Esattamente, sì. E quindi ecco, lui mi è sempre piaciuto moltissimo, e tantissimi chiaramente. Ma c'è qualcosa, per esempio, in Figli... Io ho sentito qualcosa di Django pure, no? Django Reinhardt. Sì, certo, tutto c'è un pezzo che abbiamo proprio dedicato a lui, si chiama Django in the Kitchen. Chiaramente la musica con la chitarra manouche è nel nostro cuore, mia di Carmelo, e spesso cerchiamo di tirarla fuori. Quindi non è la prima volta che facciamo dei pezzi manouche, ci sono stati dei film dove abbiamo fatto delle musiche simili e sicuramente è un nostro esempio musicale. Sì, sì. Assolutamente. Senti, ti faccio l'ultima domanda, Giuliano, prima di chiudere. C'è una cosa, questo è il mio pallino, però noi in Italia abbiamo una storia di composizione musicale, penso a Lavagnino che lavorava con Orson Welles, fino a Umiliani, Rustichelli, Trovajoli, ma anche Frizz, insomma ce ne sono. Potremmo celebrarla di più, secondo te? A volte arrivano dall'estero a dirci voi siete i migliori e noi... Assolutamente sì. Assolutamente sì, è chiaro che l'associazione nasce anche per questo. Credo che ci sia una mancanza di cultura musicale che proviene dall'insegnamento a scuola in Italia. Spesso quando si parla di colonne sonore si parla della canzone che c'è. Esatto. Quindi
c'è la canzone bene, originale. C'è la colonna sonora, il commento e poi c'è la musica di repertorio, magari quelle due, tre o a volte anche sì, più sì, canzoni. Spesso lo stesso, il pubblico per primo, quando si parla, si chiede la colonna sonora, vanno a citare la canzone. Ok, uno potrebbe dire probabilmente le canzoni sono molto più belle della vostra musica, questo no, può però, essere, però fa impressione che, dici, esatto, che sono distingue. Due cose differenti. La musica di repertorio ha un valore drammaturgico diverso da quello del assolutamente. Commento. Ecco, quindi questa confusione non è giusta, non va bene, penso che appunto, ripeto, nasca da un problema culturale. E mi dispiace dirlo, quando mi è capitato di fare dei film che hanno avuto un, diciamo, un successo internazionale, come Cesare deve morire, che ha vinto l'Orso d'Oro. Sì, come vinse a Berlino. Esatto, ecco, o anche Anime Nere di Munzi. Ecco, quando leggi le recensioni all'estero, c'è ah, un certo sì, c'è, all'estero, sì, sì. Sono delle recensioni molto lunghe, corpose, e c'è giustamente un riferimento un commento, qualche riga sulla colonna sonora. In Italia, devo dire, succede raramente. Sì, è molto difficile. C'è una cosa che succede spesso, e cioè, fateci caso, spesso in una critica cinematografica la musica viene citata se è troppo ingombrante. Attenzione, è vero, è un rischio molto grosso, non bisogna mettere certo, tutta questa musica come spesso si rischia di fare. Però, dall'altra parte, è anche vero che, ecco, secondo me, forse nasce da un... una voglia del critico di far capire, giustamente pensando al film, di dire: guarda, io critico, so che voi state utilizzando questa musica come un correttore delle occhiaie, come un rossetto, certo. E quindi ve lo dico. È vero, è un problema, siamo in un mondo dove la musica in genere viene messa troppo, tanto, siamo d'accordo. Tanto, soprattutto le produzioni americane anche stanno tantissimo, esagerando. Tantissimo, e quindi non ne possiamo più. E quindi capisco questa esigenza, però cerchiamo anche di valorizzare quello che c'è di buono e non soltanto quando essere c'è. Negativi e basta. Mi sembra che un po' questo sia invece il trend degli ultimi anni in Italia. È vero, dai. Allora, noi ci siamo e quindi ripartiamo. Benissimo. Giuliano Taviani e Lotcorne, grazie Giuliano. Grazie. La prossima volta però non facciamo aspettare 8 anni, ah, no, ci vediamo certo. Prima. Assolutamente. Grazie mille Giuliano. A te.